vediamo come procedere su questa seconda piantina di ulivo. Intanto, come vedete, abbiamo messo un palo tutore e a questo punto dobbiamo legarla al tutore utilizzando il nostro tubetto in polietilene che, come sapete, essendo elastico, non crea delle strozzature sulla pianta. A questo punto vediamo un po' qual è la situazione di questa piantina. Abbiamo sostanzialmente una doppia branca che però a un certo punto, con questa dicotomia, possiamo considerarle complessivamente tre, per cui avremo questa, questa e questa. Il problema qual è? Che in questo caso, come vedete, sono poste non a vaso, bensì praticamente a palmetta. La prima cosa che dobbiamo fare quindi è divaricare queste branche affinché si formi il vaso. Per divaricare le piante noi utilizziamo anche qualche rametto di risulta della potatura che noi posizioniamo appunto come divaricatori sui rami, per cui potremmo metterlo in questa posizione e legarlo qui sempre con il nostro tubetto. Vediamo su un lato. A questo punto, dopo averlo legato, noi lo divaricchiamo. Vedete qua la dicotomia della branca che il rametto di risulta crea direttamente questo incastro che appunto non necessita più di nessuna legatura. Cosa facciamo adesso per aprire un po' questa? Dobbiamo trovare un altro divaricatore e metterlo in questo punto. Sistemiamo il secondo divaricatore e a questo punto dovremo fare in modo da avvicinare queste tre con l'altra legatura. Allora, adesso più o meno abbiamo dato questa forma aperta, un po' a vaso. Adesso ci concentriamo branca su branca. Iniziamo da questa. Intanto eliminiamo tutto ciò che si trova al di sotto del punto di impalcatura. Allora, come vedete, su questa prima branca già troviamo due formazioni che si intersecano direttamente sul dorso della pianta. Questo sicuramente lo asportiamo. Questo secondo invece momentaneamente noi potremmo anche lasciarlo, perché ha questa tendenza, come dire, a non assurgere verso l'alto come un vero e proprio succhione, quindi possiamo anche lasciarlo. Anche perché, come vedete, ha uno spessore molto più piccolo rispetto allo spessore della branca principale. Ripercorrendo la dorsale della branca abbiamo eliminato questa branchetta secondaria che era piuttosto assurgente e abbiamo lasciato questa che tende un po' ad allevarsi in maniera orizzontale. Lasciamo anche questa. Quando arriviamo qui troviamo una
dicotomia, per cui noi dobbiamo eliminarne uno, eliminiamo questa anche perché è piuttosto danneggiata, quindi eseguiamo il taglio, dopodiché su questa noi dobbiamo necessariamente, arrivati a quest'altra dicotomia, eliminare una delle due branche, che naturalmente non può che essere questa, visto che quella rimanente ha questo andamento più aperto rispetto al vaso e, guarda, se osservate ancora, qui si crea un'altra dicotomia. Avendo quest'altra dicotomia, noi dobbiamo eliminarne una, perché dobbiamo lasciare la cima sempre il più possibile simile a un cono, quindi con la punta molto molto piccola e la base più larga. A questo punto quindi lasciamo anche questa situazione un po' conflittuale qua, perché poi questa la risolveremo durante la potatura del prossimo anno. Eliminiamo qualche rametto spezzato, qualcosa di rinsecchito e di questo, e anche qualcosa di malato. Infatti, se voi osservate bene, se il cameraman si stringe qui sopra, vedete che c'è questa branchetta che è piuttosto danneggiata, quindi noi la asportiamo e attendiamo poi che la pianta emetta qualche altro rametto, qualche altra branchetta da allevare, perché questo è un punto in cui la pianta poi deve riempirsi di vegetazione, perché questa è la vegetazione, quella basale, la vegetazione che predilige appunto questo tipo di potatura a vaso policonico. Se ripercorriamo la seconda branca, arriviamo a un certo punto e troviamo questa situazione. Se il cameraman mi inquadra da questo lato, dato che questa branchetta secondaria si trova sulla dorsale della branca e tende a vegetare piuttosto verso l'interno, essendo anche malata, noi la asportiamo, vedete? Danneggiata. Cosa facciamo nel momento in cui arriviamo a questa seconda dicotomia? Una delle due la dobbiamo asportare. Quale tratteniamo delle due? Tratteniamo quella più sana, quella più vigorosa, quella più che abbia un'apertura rispetto all'asse verticale della pianta più o meno di 30-35 gradi. Quindi noi tratteniamo questa e asportiamo quest'altra. Eliminiamo questa branchetta sulla dorsale. Eliminiamo. Svoltiamo la cima. Concentriamoci sull'altro. Come al solito eliminiamo un po' di vegetazione insecchita e nel momento in cui arriviamo su questa dicotomia noi la asportiamo. Lasciamo queste branchette che sono inferiori alla metà dello spessore della cima principale. Invece dobbiamo eliminarne uno quando arriviamo a questo punto, perché vedete che c'è una dicotomia, ci sono due rami che sono dello stesso spessore, quindi noi dobbiamo scegliere se trattenere questo o questo. Allora, se noi tratteniamo questo, abbiamo un vaso molto più aperto, perché togliamo questo e quindi la pianta si apre di più. Invece se togliamo questo, abbiamo una cima che va più in alto e che, diciamo, andrebbe pure bene, quindi qua possiamo scegliere entrambe le soluzioni. Io opto per quella della branca che va più in alto. Alleggeriamo un po', come al solito la punta deve essere la più alleggerita possibile. Diamo un'occhiata alla fine della potatura per vedere se abbiamo lasciato qualcosa, possiamo magari spoltire un altro poco questa cima qua. A questo punto noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo attendere che
questa pianta entri in piena vegetazione e inizi ad emettere una serie di branchette secondarie un po' da tutte le parti, ma noi dobbiamo poi allevare soprattutto quelli che troviamo alla base appunto di questi, che poi devono essere appunto dei coni. Per quanto riguarda la potatura di allevamento dell'ulivo, direi che è tutto. Come al solito io vi invito a lasciare i commenti in basso al video e naturalmente vi invito a vivere in campagna con Carmine Salituro. Ci vediamo al prossimo video.